Tra il commissario regionale alla sanità Massimo Scura e il subcommissario Andrea Urbani, la frattura è ormai insanabile. A rilevarlo è lo stesso Urbani che in una nota annuncia le sue dimissioni. Pur ritenendo fermamente che una pubblica amministrazione debba parlare attraverso atti amministrativi e non attraverso comunicati stampa, mi vedo costretto a dover intervenire pubblicamente sull'argomento, tirato in ballo dalle continue esternazioni mediatiche dell'ingegner Massimo Scura sulla problematica delle assunzioni da parte delle aziende del servizio sanitario regionale, scrive il subcommissario Urbani. Ho cercato in più occasioni di ricucire lo strappo istituzionale in maniera proficua e soprattutto evitando di screditare l'immagine dell'istituzione che rappresento. Nell'interesse precipuo dei cittadini calabresi ho cercato di assumere rispetto al problema paventato un approccio pragmatico orientato al superamento dei contrasti, proponendo al commissario e al Dipartimento regionale di collaborare assieme per elaborare una soluzione condivisa e soprattutto rispettosa della normativa che regola la materia dei piani di rientro e la sanità in generale, oltre che delle prescrizioni espresse dai ministeri affiancanti nelle sedi ufficiali. Purtroppo ho dovuto constatare con rammarico un rifiuto a prioristico del commissario a cooperare per modificare il testo del provvedimento controverso, con conseguente tentativo dello stesso di rappresentarmi per colui che vuole ostacolare la ripresa e il regolare funzionamento delle aziende sanitarie, impedendo le assunzioni occorrenti e addirittura arrivando a depositare esposti all'attenzione della Procura della Repubblica di Catanzaro.